Allora, la preoccupazione non cala perché Nuccilli, nella sua conferenza stampa, ha detto: io non ho detto bugie, io l'arezzo l'avevo comprato, solo che dopo non ho pagato e non me l'hanno dato. Diciamo... Io ci ho provato con un Porsche, l'altro giorno c'era un'offerta alla Porsche Italia, dico, sai che a me faccio la Porsche, no? Dopo c'è anche da pagarla, però. Capito? Però... Vabbè, comunque lui, diciamo, aveva fatto al 50%, l'aveva comprata, poi l'aveva pagata, dai, è un aspetto diciamo non importante. Io ci poteva pensare anche prima. Ora, obiettivamente, poi parliamo del calcio giocato, perché questa storia sta un po' dell'assurdo, no? Anche il discorso di dire io acquisto il 51% di quote, però il presidente lo fa l'altro che ha il 49%, anche questa è una bella una bella battuta, una bella piega. Quindi qui c'è qualcosa, non c'è bisogno che lo dica io, lo dici te, qualcosa non quadra. Sicuramente l'aspetto più triste è che il presidente d'Arezzo, con tutti i meriti che riconosciamo fino ad oggi, perché bisogna ammetterlo, si è rivolto a un personaggio, sinceramente, ma quando io ti chiedevo, a un personaggio abbastanza ma scomodo. Quando io ti chiedevo, ma uno di Roma che viene a fare il presidente ad Arezzo, perché lo fa? Ma io sono abituato a guardare però i dati di fatto. Di fatto lui ha acquistato l'Arezzo. Sono abituato a guardare le voci. Anche. E i dati di fatto sono che ha acquistato l'Arezzo in un momento di crisi, quindi lui ha salvato l'Arezzo, ha investito, ha speso, su questo non vuole, ha una buona squadra e lo potrebbe anche vendere. Certo, dare la maggioranza a un personaggio così, che ormai hanno conosciuto tutte le cronache, è abbastanza inaffidabile, per non dire altro, non lascia, ma nemmeno io lo conosco, però le cronache parlano abbastanza chiaro. Comunque parliamo del calcio giocato. Il calcio giocato, togli l'illuminazione di Moscardelli che ha fatto un capolavoro, insomma il resto della partita. Che veramente anch'io sono fra quelli che ho detto, ma perché tiri lì? Perché lui fa sempre, ci vengono da noi, stanno boicottando. No, ma tanto sono quelli del comune, fanno un caso tutto il giorno, vedo una telecamera e fanno finta di lavorare. Lavora, dai, fa il suo lavoro. Anch'io sono fra quelli che avevano detto Moscatelli non tirare perché ci prova spesso, e poi però ha trovato. Veramente bello, di classe. Però la partita è stata abbastanza modesta. Il Livorno è in crisi, diciamo, di risultati e di gioco. Il lato positivo è il mangiare della tribuna. Te sei con mangiare, io arrivo già a colazione. E cenato, così dice, però vabbè, lasciamo stare. Però diciamo è una partita fra due squadre in crisi, il Livorno sia di gioco che di risultati, l'Arezzo in questo momento il risultato è stato positivo, ma anche il gioco è stato abbastanza latitante. Yamga, la rete ci sta, diciamo, ecco l'aspetto una cosa, ma Yamga davvero mi ha preso Lampedusa, non l'ha preso. Ma posso parlare squadra. Io mi devi sempre fare domande, io voglio dire che l'unico aspetto positivo è stato lo schieramento della difesa 3, che ha dimostrato anche questa partita, a parte diciamo la poca velletà offensiva del Livorno, una certa sicurezza difensiva. Quindi ecco questo. Sì, questa è la mia collega, oltretutto. Non parlare, ecco, si fa parlare, vabbè. Buona. Comunque, ora abbiamo sabato una partita a 2:30 con il Renate. Perché si gioca anche si lei. Gioca all'Arezzo, sì. Sai dove si gioca? Allora. Renate. No, Renate. Come si chiama? Queste partite non le ho mai giocate. Oh, Renate. Simpatico, Renate, sei simpatico, Renate. Ma non sai dove si gioca. Dove si gioca? Non mi importa. A Meda? Cazzo. No, Guido Meda, quello che fai te. L'ho saputo prima. Comunque si gioca a Meda, che è vicino a Monza, alle 14:30. Speriamo di tornare con il risultato positivo. Io augurerei una vittoria e poi ci sentiamo settimana prossima. Ma anche un pezzo di risultato, famoso pezzo di Meda. Pezzo di Meda, va bene.